stiamo dirigendo verso Cantalupo e Cumiana, dove da giorni le montagne hanno preso fuoco, per cercare di documentare questa situazione. Siamo all'imbocco della strada Perroletto e già la coltre di fumo rende l'aria abbastanza irrespirabile. Siamo arrivati adesso a Cantalupa, siamo qui davanti al municipio e tra poco entreremo nella centrale operativa, dove cercheremo di avere maggiori informazioni sullo sviluppo di questo incendio. Intanto potete vedere come la coltre di fumo renda invisibile quasi il sole. Siamo a Cantalupa, stiamo provando ad andare su dove stanno lavorando le squadre dei vigili del fuoco e dei volontari degli antincendi boschivi. Siamo appena stati nella sala operativa dove le stavano organizzando per dislocare le squadre nei punti più critici, soprattutto in quelle delle borgate e delle case a rischio, dove gli abitanti hanno appunto chiesto l'intervento delle squadre. Siamo a Cantalupa alla fine di una delle strade sul lato che dà verso il Talucco, verso Casa Canada. Qui la situazione è abbastanza tranquilla, anche se continua a sentirsi e si respira un odore abbastanza terribile. Abbiamo parlato con gli abitanti di questa casa, dove finisce la strada, sono tranquilli, stanno continuando a lavorare e qua le fiamme non stanno interessando questa zona. Adesso ci spostiamo invece più a valle, dall'altra parte, il lato verso Cumiana, dove alcune, come vi dicevamo prima, alcuni abitanti hanno chiesto l'intervento degli AIB e dei vigili del fuoco, sembrano essere interessate dalle fiamme. Andiamo a vedere. Siamo in via Rocca a Cantalupa, dove finisce la strada asfaltata, inizia la strada sterrata. Abbiamo appena passato una squadra di vigili del fuoco, molto probabilmente alcuni di loro a piedi si sono diretti su di qua, dove, se facciamo attenzione, si sente anche il rumore del fuoco che brucia le piante. Vediamo anche la fuliggine scendere, continua a esserci un fortissimo odore acre di fumo, e questa è la zona più a nord di Cantalupa. Siamo al fondo di via Pero a Cantalupa, questo è il fronte più pericoloso che sta preoccupando più borgate. Qua finiscono le case, però sembra non essere troppo pericoloso per le case qui. Abbiamo appena visto passare la camionetta degli AIB di Luserna San Giovanni, chiamati dagli abitanti della zona. Adesso andiamo in sala operativa in comune a Cantalupa a farci dare un quadro generale della situazione oggi. Il fuoco è partito da Cumiana verso le ore 10-11 di domenica, dopo aver bruciato i boschi di Cumiana, è giunto in cresta ai Tre Denti e quindi è sceso nella nostra valle. Nella giornata di ieri, 24, è arrivato praticamente nella vicinanza delle case, delle prime case, delle case più in alto del paese, a quota 700, a quota 750. Gli interventi si sono svolti sul territorio di Cumiana, non si sono svolti sul territorio di Cantalupa, e questo ha fatto sì che ieri sera la situazione fosse veramente drammatica. Nel corso della notte gli uffici comunali erano aperti, ci sono stati da parte dei vigili del fuoco dei controlli nelle zone più esposte, più a rischio. Non è successo nulla di drammatico, nel senso che il fuoco si è mantenuto ad una certa distanza. Oggi il fuoco si è avvicinato moltissimo alle case. Abbiamo avuto ieri la garanzia che questa mattina i Canadair e gli elicotteri si sarebbero messi a disposizione per spegnere il nostro incendio. Purtroppo il fumo
che è notevole sia qui in paese sia sulle alture, impedisce il decollo degli aerei e impedisce il decollo degli elicotteri. Purtroppo nel pomeriggio di mercoledì 25 ottobre è arrivata la tragedia a Cantalupa. Un giovane di 27 anni è stato colpito da infarto mentre lavorava in un bosco. Alberto Arbrile era intento a tagliare un albero ai margini della sua proprietà in zona San Sisto, probabilmente per precauzione visto il pericolo di incendi. Intanto la giornata di giovedì 26 ottobre è di nuovo molto problematica per la Val Noce. Il sindaco di Cantalupa, Giustino Bello, ha ancora dichiarato che ormai i boschi sopra Cantalupa in direzione est sono stati praticamente distrutti, al fuoco rimane poco da bruciare, ma a ovest la vegetazione è ancora integra ed è lì che si sta dirigendo l'incendio. Abbiamo bisogno dei Canadair, ha detto. Spero che possano volare nonostante la spessa coltre di fumo. L'incendio si sta avvicinando al rifugio del CAI Melano, detta anche Casa Canada, che se non fermato potrebbe attaccare i boschi del versante del Talucco. Un'eventualità da scongiurare a tutti i costi, si aprirebbe un altro fronte immenso, ha dichiarato ancora il sindaco di Cantalupa, che ha chiesto adesso nuovi rinforzi alle altre squadre AIB e dei Vigili del Fuoco della provincia di Torino. Abbiamo avuto delle situazioni critiche intorno alle 9:30, in cui alcuni fronti, tipo strada 4 novembre, la zona di via Scrivanda, pareva fosse non avessimo più il controllo della situazione. Poi sono arrivate altre squadre degli AIB, altre squadre dei Vigili del Fuoco, e quindi abbiamo cercato di ottimizzare le risorse per fare in modo che i vari fronti venissero comunque contenuti. Grosso problema è stato l'allarme che ci è arrivato da Casa Canada. Pare, ed è stato così, che le fiamme sono arrivate a 50-60 metri dal rifugio, per cui la struttura, che è anche un simbolo di questa vallata, dovevamo assolutamente salvarla. Abbiamo fatto intervenire un Canadair che però poi in seguito non è riuscito a lavorare perché il fronte del fumo comunque impediva la visibilità. Col Drago 66 dei Vigili del Fuoco personalmente ho fatto un sopralluogo, ma siamo rimasti a distanza perché non era possibile comunque poter fare delle valutazioni attente. Quindi hanno operato esclusivamente squadre di terra e al momento pare che la situazione sia sotto controllo.